Salve a tutti, Rekute, qui Kaipala è sempre Rocket, e quest'oggi finalmente torniamo qui su Pokémon Fusion Generation, in questa isola leggermente ghiacciata dove nevica. Questa doveva essere l'isola Cannella, se non sbaglio, ma purtroppo mi sa che qualcosa è andato storto, proprio qualcosa. Allora, ovviamente abbiamo sempre la solita squadra con anche Hyplap, ottenuto grazie alla vittoria su Sabrina, e adesso scopriremo da dove veniva quello strano Pokémon che volava. Voglio più capirci qualcosa. Intanto, ragazzi, non capisco perché con questo effetto neve c'è questo tipo effetto lag nel gioco, non capisco. Vabbè, comunque si vede che con questa neve qua fa laggare un po' il gioco, non so perché. Ok, l'Hardisk devi morire. Ok, devi morire l'Hardisk. Ok, Thunderbolt, grande, grande Pikaleo. Meno male che tu almeno sali un po' di livello. Ok, l'Hardisk, sono tutti femmine i Hardisk. L'Hardisk, oh mio Dio, mi stavo inceppando. Siamo pure confusi, ma ovviamente Pikaleo a lui della confusione non gliene frega veramente niente. E guardate che roba, c'è un mostro. Pikaleo sta diventando veramente molto. Mi sta piacendo Pikaleo comunque. Sta diventando molto overpower. Allora, questo qua chi è? Non hai visto. Anche questo qua ha visto quella specie di volatile di Pokémon uccello misterioso. Sembrava un Pokémon dell'ombra, cioè un Pokémon oscuro. Chissà cos'era. Ok, Wingull non. Può resistere, Wingull non può resistere un Thunderbolt e neanche Firwo può resistere un Thunderbolt, vero? Usa Leer, ok, va bene. No, può resistere, attenzione. Attenzione a questo Firwo che mi stupisce sempre di più. Cosa ha fatto Thunderbolt? Ma da dove la prende energia per usare Thunderbolt, scusami. Ok, intanto Pikaleo ormai c'ha un razzo veramente. C'ha un razzo addosso perché sta salendo veramente di tantissimi livelli in pochissimo tempo, veramente. Allora, qua cosa abbiamo? Una Netball, ok. Chissà se mi sarà mai utile, non credo, magari la rivenderò al prossimo centro Pokémon, ma dettagli. Allora, un Tentacool che è veramente utilissimo, infatti non vedo l'ora di fuggire da questo Tentacool. Ok, io penso che il segreto di questo Pokémon oscuro si terrà, anzi, si nasconde proprio qui alle isole submarine. Sconfiggiamo questo. Oh mio Dio, stai calmo. Ho capito che sei un dio, però. Non ci credo! Non ci credo! Bidoof overpower! Mamma mia! Eccezionale proprio Bidoof. Ok, a livello 44, ma sei serio? Sei serio? Di 10 livelli superiori a Wurmlord! Oh mio Dio! Datti una calmata, grazie. Questo qua, aspetta, aspettate, questo qua è per caso Blaine? No, perché se Blaine veramente cosa ci fa qua? Stavolta la sua palestra non è andata a fuoco per l'eruzione del vulcano, quindi mi spieghi cosa ci fai qua, Blaine? Vediamo. Questo non è bene. Oh, io sono Blaine, il capo palestra di Cinnabar Island, comunque. Sto investigando sulla causa di questa pioggia, insomma, di questo maltempo. Allora, Cinnabar Island è congelata. Ah, è colpa del Pokémon leggendario Articuno. Vuoi scoprire la causa di tutto ciò? Bene, allora addentati nelle isole submarine. Io ho paura, ho veramente paura per questa cosa. Non voglio. Guarda che bella telecamera così. Molto bene. Ah, ecco di chi è la colpa. Ditemelo prima. Cosa ci fai qui? Mi stavo facendo la stessa domanda. Cosa? Cosa? What? Come mi stavo facendo la stessa domanda? Ok, oh mio Dio, che potenza questo Carvagna che ci saluta. Ok, Pikaleo è ancora un po' debole. Whalmer usa Mist, ok. Whalmer resiste purtroppo. No, ci ho fatto fuori con una leccata, ma dai, ma sei serio? Ok, allora andiamo con Grofan. Tanti Pokémon d'acqua qui, quindi possiamo allenare. Perché ha fatto riposo? Qualcuno mi spieghi perché esistono i Whalmer con riposo. Non dovrebbero esistere, dovrebbero essere bannati dalla legge proprio. Ok, livello 40 per Grofan che. Wild Bagno, ok, fusione che abbiamo già visto in passato. È abbastanza bella come. Usa Bullo, no, non puoi usare Bullo. Vabbè, non attacchiamo. Almeno se attacchiamo, grazie. Ah, mamma mia, che pazienza. Ecco, dopo che ho usato Mist, non attacchiamo neanche più. Ok, grazie. Un Critical Hit forse non necessario perché aveva fatto Bullo, quindi niente. Niente, non serviva a niente quel brutto colpo. Ok, allora Pikaleo devi tornare tra i vivi e aiutarci nella causa. Ok,
Che bella questa inquadratura, veramente. Un Tigmar, vabbè, uno per, una alla volta, mi sembra giusto. Ok, Baltoi. Baltoi, purtroppo però non... No, Ancient Power, no, non ti boostare, grazie che non ti sei boostato. Ok, livello 37 per Pikachu sicuro. Non va al 37. Oh mio Dio. Ok, è il momento di usare Hyplap con Surf stavolta. Vediamo come la... Oh, bellissimo Surf. Che manda ovviamente KO questo Namel. Proprio ovviamente... Rattata... Rattata Viper? Ratta Viper, è vero. Quindi dovrebbe essere anche di tipo veleno, vero se non dico cavolate? Dai, però non ti colpire da solo, mio Dio. Super Fang? Vabbè, allora fai schifo, eh. Ragazzi, io ve lo ripeto ancora una volta, non mi sta piacendo Hyplap, comunque, non è molto molto bello. Più che altro non è tanto forte. Allora, Big Break è... No, perché? Se ci avvelenavi, veramente io tipo buttavo giù tutto. Buttavo giù il PC, tipo. Ok. Ratata Viper sconfitto. Cosa che mi scoccia è che ogni volta, per colpa di qualcuno che muore, dobbiamo tirar fuori i revitalizzanti e curare qualcuno. Oh mio Dio. Ok. Mandiamo una super pozione e proseguiamo il nostro cammino. Ok. Sconfiggiamo questa recluta. Fuori dalla mia strada. Anzi, levati dalla mia strada. Ok. Allora, andiamo con una Body Slam, vediamo un po' quanto li faccio. Oh, grande, grandissimo, grandissimo. Thunderbolt, grande. Livello 37 per Pikaleo, che veramente mi sta piacendo. Ah, no, aspetta. Aspetta un attimo, aspetta. Wait a minute. Come si chiama? Avete letto come si chiama questo schia? Perché Anopod? Io mi chiedo. Io non potete vedermi in questo momento in faccia, ma io sto facendo una faccia abbastanza scioccata. Ah, come si può chiamare un Pokémon Anopod? Ho capito che è bello perché Metapod ci sta. Ma perché Anopod? Perché Anopod? Non potevo chiamarlo Metafit? Metafit? Non lo so, ragazzi. Sono veramente scioccato da questa scoperta agghiacciante. Veramente Anopod. Va bene. Il Pokémon culo, insomma. Il Pokémon culo. Va bene. Allora, dopo questo Pokémon agghiacciante, io direi di continuare per quanto possibile. Sharpedo, molto bene. Tanti punti esperienza se non ci manda KO con lacerazione. Grandissimo, grandissimo Growfan, livello 41 per qua. Quasi. Diciamo quasi. Allora, no, non voglio mettere Skybok, continuiamo così. Allora, tanto questa telecamera è veramente... Ci sta da Dio, ci sta. Ok, Poissyena, tutti hanno la fissa per il Poissyena in questa caverna. Mamma mia, ragazzi, secondo Axe di fila per Pikaleo. Ok, io comunque voglio saperne di più su questo fantomatico Pokémon volante, che alla fine era Articuno, ma voglio sapere di più su questa faccenda. Ok, ovviamente Kamut ci saluta, livello 41 per Hyplap. Ok, Absite, mi sa di Absol, quindi cambio e metto Eravudo, perché mi sa di qualcosa di con Absol, vero? Appunto, Absol con Growlithe. Sapete cosa mi ricordo? Mi ricordo il Digimon, questo, mi ricordo il Digimon, che non, ovviamente non mi ricordo il nome di quel Digimon. Quel Digimon che si digievolveva in quella creatura marina. Se qualcuno si ricorda il nome, me lo dica nei commenti, per favore, ragazzi. Quindi, se qualcuno di voi se lo ricorda il nome di quel Digimon, un bel commentino e mi dice il nome. Ok, non voglio imparare. Non voglio imparare, grazie. Slam, non mi interessa. Molto bene. Allora, intanto incontriamo i Pokémon selvatici. Attenzione, non mi ricordavo che c'erano i Pokémon selvatici. Ok, passiamo di qua. Tu, ancora tu. Golbat. Ok, niente di più entusiasmante per un Pikaleo. Ok, ce la facciamo fare un Thunderbolt e mandarlo KO. Grazie, bye bye. Ok, ennesima vittima di Pikaleo, che è un altro Golbat. Io stavolta direi di fare subito Thunderbolt. Oh, minchia, mai una volta che riusciamo a colpirlo, sto cavolo di obiettivo. Dai, grande, paralizzalo. Non l'ha paralizzato. Morso, vabbè, non importa, dai. Ok, saliamo un po' di livello con Hyplap. Vediamo se è capace di fare qualcosa questo pinguino. Questo pinguino che rapisce i bambini. Ok, vediamo un po'. Ah, che pazienza, ragazzi. Che pazienza con questo Pokémon. Mi tocca mandare Eravudo che risolve la situazione con Frana. Ok, bye bye proprio.
Golbat ci saluta e ci toccherà di nuovo tirare fuori qualche revitalizzante. Allora, Wildvania, Rock Slide proprio non ce n'è per Wildvania. E bye bye, bye bye pure per lui. Molto bene. Allora, abbiamo sconfitto questa ennesima recluta. Pozione Max. Bene, mi potrà essere utile questa pozione Max. Allora, Picaleo, ti meriti la pozione. Altlap te la meriti un po' meno, ma comunque sono un buon allenatore, ma ti do lo stesso la pozione. Allora, usiamo un Hyper Potion sul povero Grofan che sta per morire, veramente. Pokémon selvatici, vabbè, come non trovare Pokémon selvatici nelle isole submarine? Oh mio Dio, cos'è sta roba? Ok, due nuove reclute da battere. Vediamo un po'. Allora, Team Acqua e Team Mighty, mamma mia, Mighty. No, no, cos'è quella roba lì, ragazzi? Cos'è? Cos'è? Si è buggato tutto, si è buggato l'intero schermo. Ok, direi di cambiare, sapete però ragazzi, allora, vediamo Eravudo al posto di, come si chiama? Mi sono dimenticato il nome di Grofan, ok, di Grofan volevo appunto dire. Allora, non voglio cambiare ma voglio fare un attacco frana, che manderà KO tutti, tipo, sì, la manate proprio tutti KO mi dicono, eh. Più che altro quel Mighty Rod è talmente enorme, è talmente balenoso che non va KO. Oh, ha fatto frana pure lui. No, mist, ha fatto mist, ragazzi. Non ci voleva questo. Earthquake manderà KO anche Mightrupt, per fortuna. Ah no, Mighty Lord volevo dire. Ok, Mighty Lord, bye bye. Aia, ci ha fatto tanto male. Rapid, vuole imparare Rapid Spin? Direi proprio di no, grazie. Ok, Eravudor sta quasi di livello. Mandiamo Iplup, dai. Pokémon tipo acqua. E Mightrupt ci saluta. Vediamo un po' se la sfida. Abbiamo vinto la sfida. Abbiamo vinto la sfida. Molto molto bene. Ok. Quando arriverà. Intanto, ragazzi, non capisco perché nelle isole il gioco lag. Ma penso non è il computer perché non può laggare, ragazzi. Non può laggare un fangame. Mi spiace. Poi non sto facendo nient'altro. Ah, ok, siamo arrivati al capo. Ma dobbiamo fare il giro lungo. Che cavolata. Come vedete, penso che sia legato all'animazione delle grotte. Un Grolby, ok, un bel Grolby. Vediamo se riusciamo a levarselo dalle scatole così. Forse no, forse direi che non è il caso, vero? Direi che non è il caso. Mandiamo il rapitore di bambini. Ok, il buon Iplup. Allora, con Surf dovrebbe riuscire a fare tutto, grazie. Grazie Iplup, molto bene. Quanti Pokémon ha? Ma ok, Camerupt non poteva essere il Pokémon migliore per Iplup, livello 42, ma sicuro come. Sicurissimo, veramente, sicurissimo. Ok, vuole imparare Mist pure lui, no. La odio questa mossa. Namel, vabbè, Namel, ragazzi, non puoi, non fai schifo. Sei peggio di Anapod, il Pokémon culo. Ok. Baltoy, ancora peggio, direi ancora proprio peggio del peggio. Ok, molto bene. Allora, adesso, momento della verità. Cosa vuole il team Magma qui? Rocky, ho sentito che sei. Hai causato tu questi casini. Ma è troppo tardi. Abbiamo già cominciato la fase 2 del nostro piano. Ti ricordi la macchina delle fusioni? È ancora più forte di prima. Facciamolo. Cosa? Combattiamo? Acqua Admin Shelly. Che se non mi sbaglio si chiama Ada nei giochi originali. Ok. Proviamo a fare un po' di. Ok, Warmlord. Vediamo con Bug Bite. Tanto Warmlord, ragazzi, è quello che è rimasto più indietro di tutti, veramente. Purtroppo non mi piace tantissimo Warmlord. Però dipende cosa troviamo da qui alla Lega Pokémon. Alla Lega Pokémon. Allora, mandiamo Iplup e speriamo di outspeedare questo simpatichissimo. Cosa sto dicendo? Simpaticissimo, volevo dire. Ok, il buon Rocky anche oggi sbaglia le parole. Chi è? Chi è? Chi è Shargong? Allora, Dewgong con Sharpedo? Wow! Questo è fighissimo! Questo, ragazzi, è bellissimo. E ci ha fatto anche il culo. Questo, ragazzi, è bellissimo. Uno squalo foca. No, questo è stupendo. Peccato che perderà contro il nostro. Ah, One Hit KO. Che cavolo di mossa era quella? Prima che sia troppo tardi, sapete cosa faccio io? Sapete cosa faccio? Io faccio una bella. Faccio un bel revitalizzante su Eravudo. Ok. Usa riposo. Io so cosa. Ne approfitto per fare tossina. No, già che non. Sono un cretino, ragazzi. Devo essere completamente rimbecillito.
Ok, andiamo con Eravudo. Adesso si sveglierà, appunto. Oddio, oddio, ragazzi. Oddio, questo è potente. Allora, adesso ci penso io, però ha fatti passare un po' la voglia di fare il fur. Come one hit KO, oddio no, ragazzi, non ci voleva questa cosa però, eh. Allora, andiamo con il revive su Grofan, ti prego non fa crunch. Oh mio Dio, ragazzi, ha fatto crunch. Allora, vediamo un po', ragazzi, se Grofan riesce a mandare KO questo Pokémon. Allora, andiamo con Resolith. Oh, fallisce, finalmente vorrei anche dire. Finalmente, dai, grazie. Grazie a Dio ha fallito due volte quella mossa infernale. Mamma mia, vuole imparare Crunch pure lui? Direi di no, non mi piace tanto Crunch. Abbiamo sconfitto Shelly. Ok, vediamo un po' cosa ci dice. La verità è che questa missione è stata un flop anche prima che tu arrivassi. Ok, siamo arrivati a Seafoam Island perché abbiamo sentito che il Pokémon leggendario era qui. Ma we're going... Ah, vogliamo catturarlo poi il nostro capo, ma... Non abbiamo trovato, insomma. Vabbè, troveremo un Pokémon più forte altrove. È tempo di salutarci. Addio. Cosa sta facendo? Cosa ha fatto Blade? Ok, ah, oh, grande. Questa gente si spaventava Articuno, insomma. Era per quello che aveva fatto tutto sto casino, insomma, Articuno. Ok, torniamo a Cinnabar Island. Si spera. Dove nella prossima parte, ragazzi, affronteremo la palestra di Blaine per vincere la nostra settima medaglia. Allora, torniamo a Cinnabar Island. Vediamo se riusciamo a tornare. Tutto è tornato normale. Tutti siamo felici. Ragazzi, c'è qualcosa che fa laggare il gioco su questa isola. Non so perché. Perché, come vedete, se io entro nel centro Pokémon e durante le lotte, non lagga niente. Quindi, boh. Vabbè, ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace, un'iscrizione, un commento. Spero che la parte vi sia piaciuta, noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi, bye bye!